Siamo con Loredana De Petris, capogruppo al Senato del gruppo Misto, e Alfonso Pecoraro Scagno della Fondazione Univerde. Sicuramente superata l'emergenza adesso sanitaria ci sarà quella sicuramente economica. Uno dei problemi è quello della ripartenza. Abbiamo visto noi di Teleambiente, abbiamo pubblicato le immagini dello smog che è calato nettamente. Quando si ripartirà? Come ripartiremo? Con un Green New Deal oppure verranno appunto finanziate le fossili come adesso per ripartire? Senatrice. Ma chiaramente noi ci troviamo in una situazione molto complicata dal punto di vista sanitario, come è chiaro, e gli effetti economici ci sono già qua, non è che dobbiamo purtroppo aspettare, sia sul fronte ovviamente delle persone che sono più in difficoltà e anche delle imprese, insomma dei settori. Il punto qual è? Questo si vedrà già nel prossimo decreto, dove noi dovremo mettere in campo altre risorse per aiutare i settori, però anche una serie di spinte per mettere in grado il paese, diciamo, quindi il nostro sistema di ripartire. E bisogna evitare assolutamente, perché io già sento, diciamo, tentazioni in questo senso, di pensare, per esempio, che il Green New Deal sia una specie, non so, una cosa decorativa, no? E che invece quando poi ci sono i problemi veri si mette da parte. Che la transizione energetica c'è una questione che riguardava il prima del coronavirus, il pre-crisi e non adesso. Invece è esattamente il contrario. Io l'altro giorno in Senato, intervenendo dopo l'informativa di Conte, ho messo l'accento proprio su questo, dicendo noi avevamo già messo in campo un piano che doveva essere ulteriormente rafforzato, che era il Green New Deal, che era la transizione energetica, che era accompagnare rapidamente, diciamo, anche la transizione economica in qualche modo, e da quello non ci dobbiamo discostare. Adesso sento ritornare tentazioni di tipo, quando si sente semplificazione bisogna stare molto attenti, che poi le semplificazioni non sono mai per aiutare, ad esempio, le rinnovabili, ma sempre per pensare a altri settori che sono settori obsoleti. E si è dimostrato proprio in questa crisi che il modello, diciamo, produttivo era totalmente, diciamo, sbagliato. Se noi pensiamo al fatto che in tutti questi anni non si è investito in salute, non solo in sanità, la sanità ha avuto solo tagli e adesso ne paghiamo le conseguenze, non si è investito appunto in servizi, in salute. Salute significa appunto dal punto di vista ambientale, poi su questo tornerò a proposito anche della Lombardia. Ora noi non possiamo dimenticare, non è che è finita la crisi sanitaria, l'emergenza sanitaria, noi possiamo dimenticare quello che è successo, perché quello che è successo ancora di più ci dice che bisogna andare avanti ancora con più forza verso un modello anche produttivo e di economia che riguardi e sia basato esclusivamente sugli investimenti green e sulla qualità della vita. Questa non possiamo appunto dimenticare quello che è accaduto. E a proposito di inquinamento, molti dati che cosa dicono? Che questa concentrazione anche in Lombardia non è solo questo, è una concausa, io lo dico subito perché non vorrei essere accusata, ma lì dove ci coincide pesantemente, diciamo anche la situazione di crisi, con i livelli di inquinamento, soprattutto su delle polveri sottili. Questo perché ovviamente indebolisce le persone, perché probabilmente mette in campo una serie di meccanismi di ulteriore conservazione del virus, ma comunque ha indebolito proprio dal punto di vista respiratorio le persone, perché questo è un altro dato che non dobbiamo dimenticare. Come investire appunto in conoscenza e ricerca è un altro elemento di debolezza che c'è stato nel nostro paese e anche nella digitalizzazione. Adesso ci dobbiamo tutti sbrigare perché abbiamo dovuto fare lo smart working, abbiamo dovuto fare la didattica a Certo. distanza e scontiamo il fatto che il paese, una parte grande del paese, è molto arretrata. Pensiamo sulla questione della didattica a distanza, per esempio sulle piattaforme, che in Italia un bambino su due ha gli strumenti dentro casa, diciamo, per poter seguire le lezioni. In molte parti del nostro paese, ricordiamoci, non arriva neanche il wifi, insomma, non ci sono i Certo, collegamenti. anche la fibra ottica nelle scuole. Quindi questi sono, diciamo, gli investimenti su cui non bisogna arretrare, perché bisogna sconfiggere l'idea
che quello era, diciamo, una cosa per le stagioni buone, no? E che non esistono più i cambiamenti climatici e che adesso ricominciamo col vecchio modello. Alfonso, quanto è grande il pericolo delle lobby delle fossili che a questo punto spingeranno per far ripartire il paese più velocemente? Ma io penso che il rischio è quello che Loredana diceva prima ed è il motivo per cui ho sollecitato Loredana in positivo a fare in modo che non in questo decreto, che è probabilmente molto di emergenza, ma in quello prossimo ci sia un'attenzione forte, perché noi abbiamo l'esigenza di investire in modo chiaro. Cioè, New Deal era esattamente il nome inventato per il grande investimento per uscire dalla crisi economica del 29. Quindi oggi si era detto Green New Deal per dire che l'unico investimento deve essere innovativo, però noi abbiamo adesso sicuramente una serie di settori dell'economia fortemente in crisi. In quei settori l'investimento per farli aggiustare, quindi per creare posti di lavoro, eccetera, possono essere in una direzione o nell'altra. Il turismo è un settore in crisi, possiamo aiutarlo a riconvertirsi per diventare il più sostenibile possibile. Il settore economico, per esempio, della produzione di energia, possono venire a battere cassa i petrolieri perché il petrolio ha avuto un crollo e quindi ovviamente ci stanno anche rimettendo, viva Dio, però la fuoriuscita non è sostenere i petrolieri che hanno avuto qualche difficoltà, ma dire oggi la riconversione è fare le rinnovabili e creare milioni di posti di lavoro in energia rinnovabile. I dati che io ho diffuso con la Fondazione Verde e con Opera 2030 dal satellite Copernicus dell'intera Europa, come era a febbraio e come era adesso a marzo, di Roma, di Milano, di Napoli, di Bari, di Palermo, danno in evidenza che dappertutto c'è stata una drastica riduzione, innanzitutto del biossido d'azoto, che è quello più visibile. C'è stata una riduzione in molte case anche delle polveri sottili, anche se è chiaro che gli impianti di riscaldamento hanno, come dire, no, creato una riduzione non tale quanto potrebbe essere, però è talmente palese ad occhio nudo che una zona come la Pianura Padana a febbraio si vedeva apertamente che era la zona più inquinata d'Europa, più di Istanbul, più della zona della Germania e altro, come peraltro dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che parla di 70.000 morti all'anno prematuri per inquinamento atmosferico in Italia e 412.000 nell'Unione Europea. Allora, sono dati molto gravi. Chiaro che la contagiosità di questo virus crea il dramma della contagiosità, però l'aria pulita innanzitutto ridurrà le malattie respiratorie. Noi non dimentichiamoci che il coronavirus colpisce con la polmonite, cioè è una malattia respiratoria. Ecco perché gli studi dicono che gli apparati respiratori che hanno per anni dovuto respirare smog sono più debilitati rispetto a quelli di zone più pulite. E l'altro studio dice che attraverso l'aerosol dello smog il virus resta nell'aria di più che non quando l'aria è totalmente pulita. Allora, abbiamo motivi anche di natura sanitaria, diciamo così, di fare scelte ecologiste e di investire nei settori economici facendoli spostare verso la sostenibilità. Io ho lanciato l'appello per sostenere, per esempio, perché scopro varie situazioni, la cantieristica navale italiana, che è stata abbandonata perché nel nome del libero mercato era meglio andare nei posti dove magari i lavoratori erano sfruttati e i costi erano minori. Però quando poi c'è un'emergenza, per cui nessun porto si prende le navi, si prende più le navi italiane, tu hai un paese che è una penisola e quindi ha bisogno molto anche del trasporto navale, che resta in difficoltà. Così come altri settori, come quelli della sanità, a cui Loredana faceva riferimento, non solo tagli assurdi in un paese tra l'altro longevo e quindi che invecchia, dove tu dovresti avere un'attenzione maggiore, ma anche la mancanza di attenzione alle cose strategiche. Le mascherine che adesso tutti cercano, in realtà bisognava almeno avere le scorte strategiche, perché non solo poteva venire il coronavirus, ma qualunque tipo di calamità o anche di grave momento di inquinamento atmosferico, anche di qualche disastro ambientale, necessita di distribuire alla popolazione le mascherine. Quindi che tu tieni da parte 100 milioni di mascherine è normale in un paese. E la Francia ha fatto un'altra figura pessima perché aveva uno stock di 200 milioni anni fa e si è trovata con questa emergenza senza mascherine ad alta capacità E abbiamo visto, insomma, che tanti tipi di mascherine, insomma, non sono adeguate sicuramente Poi al fasulle.
sensazioni di tutto, no? Cioè, questo è l'altro problema che abbiamo avuto in questi anni, pensiamo oppure anche su molti dispositivi medici, no? Anche quelli più semplici, tutto è stato delocalizzato e quindi noi avevamo nel medicale prima di altissima qualità. Di altissima qualità, imprese anche di grande livello, e poi man mano è stato tutto quanto spostato dove appunto il mercato soprattutto era più fiorente. Era più basso, è sempre stato quello il problema. Un altro problema, senatrice, è quello logicamente su una diseguaglianza che c'è sempre stata dal nord e sud d'Italia, perciò quello della povertà e quello del lavoro sommerso, che al momento con questo blocco totale logicamente cominciano a uscire i primi problemi, sia per il senza tetto e la questione anche dell'acqua e un riparo, e sia per tutte quelle famiglie che al momento non hanno un reddito. Cosa state facendo? Ma è chiaro che un paese, anche qui stanno venendo a galla e si aggravano tutti quelli che sono i problemi un po' storici del nostro paese. Un paese in cui il 30% è sommerso, capite bene che adesso quel 30% di cui magari non tutto è in difficoltà, in povertà, ma certamente il 20% sì, si trova senza un minimo di ammortizzatore sociale, che per le altre categorie in qualche modo è stato messo in campo. 600 euro, ma insomma qualcosa. Parliamo più di 1 milione di persone, insomma, in Italia. Di persone, e credo che l'unica possibilità, e di questo stiamo ragionando col governo, è quello di allargare il reddito di cittadinanza. Non abbiamo, in questo momento, altro strumento. Pensate, le collaboratrici domestiche, badanti, i lavoretti, i camerieri, quindi il mondo, chi fa i piccoli lavori edili, insomma, un mondo che in questo momento si trova senza nulla, e bisogna anche far presto a assumere questa decisione, perché noi altrimenti nel giro di qualche giorno ci troveremo in una situazione molto difficile dal punto di vista sociale. Poi ci sono appunto i senza tetto, la Caritas adesso sta, devo dire, facendo come sempre un buon lavoro, ma è complicata in questo momento la situazione, noi siamo tutti in quarantena, ma questi non hanno un posto dove stare. Poi il problema e poi ci sono appunto alcuni settori che la cui ripresa rischia di essere molto difficile. Tutto il settore del turismo, che non solo dovrà, capite bene che è in una situazione drammatica, perché prima che si riprenda, anche se tra 15-20 giorni, insomma, finisce tutto, ma sul turismo c'è l'onda lunga. Certo, non ci sono prenotazioni per agosto, settembre. No, ma ricordiamoci, io devo dire, ahimè, poiché lo insegno ormai a Milano e a Roma da anni, e ho quindi in questi giorni sentito moltissimi operatori, moltissimi del settore, il problema del turismo non è soltanto... Allora, abbiamo un problema del turismo nazionale, e gli italiani sono stati messi in ferie, bisogna fare qualcosa perché quando finirà, e se finirà presto la pandemia, abbiano delle ferie da spendere. Quando si dice farete il turismo nazionale, ok, anche avendo un po' di risorse non hanno più le ferie. La seconda, il turismo estero in gran parte per noi è da zone che sono oggi in queste difficoltà, il turismo nostro in gran parte è Europa, è Nord Europa, Germania, Francia, Inghilterra, è Stati Uniti d'America. E poiché questa pandemia è mondiale, i cinesi stessi, quando riprenderà questo flusso è complicato. Ecco perché noi abbiamo in questo momento il problema, questo riguarda soprattutto anche l'Unione Europea, che in questa partita o riesce a dare una fuoriuscita o rischia veramente di collassare e di finire per colpa della pandemia. Noi in questo momento abbiamo l'esigenza, più o meno come stanno proponendo l'Inghilterra, gli Stati Uniti, di dare denaro direttamente ai cittadini attraverso il reddito di cittadinanza, e a imprese e situazioni in difficoltà attraverso un'apertura di credito a tasso zero o a tasso agevolato per quelli più ricchi, ma a tasso zero per la gran parte, perché tu devi cercare di rimetterli in una condizione di liquidità, perché se non hanno i soldi manco per ripartire. Quindi noi oggi questo è il problema. La seconda cosa, si diceva prima, io avevo lanciato la settimana scorsa l'appello per i senza acqua e i senza tetto, e in particolare sulla vicenda dell'acqua, dove è partito un grande appello, sono state varie manifestazioni di attenzione, credo che il Senato e il Parlamento in generale se ne faranno carico. Noi abbiamo una normativa che vieta perfino alle
società degli acquedotti di allacciare l'acqua ai cosiddetti insediamenti informali. Allora, se noi stiamo dicendo che tutti devono lavarsi le mani, che è uno dei modi per ridurre l'espansione del contagio, dobbiamo avere attenzione a dire in questo momento l'acqua sia garantita a tutti. Ho visto che c'è l'autorità dell'acqua che ha detto sospendete per un periodo i distacchi dell'acqua. Bisogna dire che in questo momento si devono sospendere per 6 mesi, non si devono sospendere per 15 giorni o un mese, perché dobbiamo far capire, a parte che io sono che l'acqua sia un bene di tutti e quindi non dovrebbero esserci distacchi, ma siccome abbiamo una legislazione, almeno oggi abrogare la norma che vieta gli allacci e intanto sospendere tutti gli stacchi sine die mi sembrano atti assolutamente doverosi. Quindi noi possiamo insistere per queste cose e credo che con le difficoltà di lavoro che sicuramente oggi il Parlamento ha, perché lavora in condizioni difficili, a telelavoro, cose, quindi anche la dialettica, cercare di fare un emendamento, cercare di fare un ordine del giorno diventa più complicato. Io penso che però su queste cose, se non per questo decreto in corso, per quello che arriverà, bisogna dare delle indicazioni al governo per una grande attenzione a questi fenomeni sociali. Io sono contento che il reddito di cittadinanza, che era tanto maltrattata come misura, oggi in questa tragedia si capisce che dare un reddito alle persone che non hanno nulla, poi lascia stare gli imbroglioni, ma in questo momento dare un reddito a quelli che non hanno nulla è una soluzione fondamentale. E poi bisogna accelerare, qui sì bisogna semplificare e snellire, perché noi, secondo me, la situazione è tale per cui non si può aspettare che l'INPS eroghi. Bisognerebbe fare un accordo con le banche in modo tale che le persone possano andare a prendersi i loro 600 euro così, e poi le banche se lo vedono con l'INPS, perché c'è bisogno di liquidità alle famiglie, alle persone, alle imprese subito, altrimenti certo. Noi va tutto in tilt. No, anche persone... perché abbiamo visto, cioè, la velocità, per esempio, con la scuola che si è messa al paro nelle video lezioni, perciò nello smart working, nel digitalizzare, perciò di conseguenza passare per le banche in modo tale che la liquidità uno ce l'abbia subito è possibile, insomma. Secondo me può essere o le banche o anche la grande rete delle poste, che sta facendo un grande lavoro in questo momento, che è legata a Cassa Depositi e Prestiti, quindi a un'entità dello Stato che funziona. Una cosa però di questo tipo, sistema bancario, sistema postale, possibilità, ovviamente con le attenzioni agli imbrogli, però comunque con una... evitiamo che la burocrazia freni nella situazione in cui ci sono persone che veramente si trovano in difficoltà perché non arrivavano già prima alla fine del mese. Se alcuni vivono di piccoli lavoretti, il cameriere, il piccolo idraulico, molte persone che in parte sì, probabilmente sono anche stati in periodo anche piccoli evasori, però oggi veramente queste persone che non hanno più nulla, è inutile che gli dici l'unica cosa che puoi fare è la spesa, visto che la spesa non la possono fare. E noi pure che continuiamo a fare la campagna a favore degli agricoltori, io mangio italiano, ed è giusto spiegare a tutti, soprattutto in questo momento, aiutiamo gli agricoltori e la filiera agroalimentare italiana che sta lavorando per garantire a tutti il cibo. Però l'altra versione è dire garantiamo il cibo a chi veramente poi non si pone il problema di mangiare italiano o non mangiare italiano, il problema è di mangiare e di avere qualcosa. Io ho fatto ieri un incontro in videoconferenza col comune di Mercogliano dove il sindaco stava chiedendo un appello, io anche l'ho rilanciato, ad alcune industrie della pasta per dare delle donazioni di pasta, perché una delle cose semplici che nutre e che può essere utile per tutte le persone senza tetto, senza alloggio, senza possibilità di arrivare veramente a mangiare qualcosa. Senatrice, uno dei problemi, insomma, delle sensazioni che hanno gli italiani è che usciremo da questa crisi sicuramente più poveri. Abbiamo visto la Germania comunque che ha stanziato 150 miliardi di euro per far fronte alla crisi, circa il 4% del PIL. Noi con questi 25 miliardi e forse altri 25 o 30, comunque sia, non arriviamo al quel 4% che sarebbero intorno ai 90 miliardi di euro per in qualche maniera sostenere tutte le imprese italiane. Cosa avete deciso di fare sicuramente nel sostenere appunto l'impresa italiana? Noi intanto siamo questi 25 miliardi, gli altri 25, anche 30 sono tutti in deficit, quindi a debito, ed è evidente che l'Italia anche per il debito che aveva più si sta anche probabilmente
il nostro debito comincerà tra un po' a essere abbastanza insostenibile. Per questo serve questa volta che noi abbiamo con forza, ieri è intervenuto anche me, perché e ha detto cose molto forti, insomma, anche nei confronti dell'Europa e di quel cosiddetto fronte del nord, perché di questo stiamo parlando, che che assolutamente non sono d'accordo con gli eurobond, oppure vogliono utilizzare questa crisi per strangolarci, perché poi alla fine la verità è questa, che è la storia del MES, quindi con le condizionalità, con tutto quello che comporta e che potrebbe farci ritrovare nella situazione della Grecia. Però oggi il punto, lo ha detto anche Draghi, diciamo in modo molto chiaro nella sua intervista al Financial Times, oggi appunto ci può essere benissimo la strada degli eurobond, ma se l'Europa non mette in campo appunto strumenti nuovi, quindi anche riformando la stessa BCE rapidamente, ma l'Europa, questa è l'ultima chiamata per l'Europa, io lo dico in modo molto chiaro, perché l'Europa già ha dato una cattiva prova di sé nella crisi dei debiti sovrani, insomma sappiamo la crisi che c'è stata dal 2008 al 2012 con tutti i problemi che ci sono stati, che hanno prodotto un distacco tra i cittadini e l'Unione Europea. Questa è una crisi che ha attraversato, non è che i populismi, i sovranismi sono nati così, sono nati per queste scelte. Questa volta che la crisi è veramente drammatica, e non mettere in campo strumenti nuovi, far capire che l'Europa è una comunità solidale, questa volta io penso che non ci sarà appello poi per l'Europa. Ma è possibile pensare a l'Europa, 10 anni fa si parlava di Europa dell'Ulivo e l'Europa del Nord, cioè appunto una parte Germania, Olanda e Austria e gli altri poi sotto, è possibile? Nord, ma anche dentro, ma noi dobbiamo lavorare, infatti qualcuno per esempio diceva che dovremmo fare pubblicare anche sui giornali loro, insomma, in tedesco, in inglese, insomma, un appello, perché anche per esempio in Germania, pensate, i Verdi si stanno invece, diciamo, stanno scontrandosi anche con il governo proprio e con la Merkel proprio su questo punto, quindi dentro anche questi paesi c'è una parte politica di opinione pubblica che invece è sulle nostre stesse posizioni, della Spagna, della Francia, insomma. Quindi c'è da fare una battaglia politica forte, però torno a ripetere, questa volta il rischio per l'Europa è elevatissimo. Non credo che se ancora una volta, insomma, non è in grado di mettere in campo nuovi strumenti che magari prima non c'erano, semplicemente perché ci trovavamo di fronte a una situazione molto diversa. Oggi, se questo non lo fa, non c'è. Io torno a ripetere, è l'ultima chiamata per l'Europa stessa. Oggi, i cittadini potremo poi un giorno andargli a riparlare d'Europa. Credo, guarda, che proprio ieri devo dire, il Presidente della Repubblica, nel chiedere, secondo me doverosamente, ai capi di Stato e di Governo di prendere delle scelte, ha messo in evidenza una cosa però interessante. Lui ha detto, il Parlamento europeo ha detto sì agli eurobond. La Commissione europea dice uguale. La banca europea, la BCE, sostanzialmente si è dichiarata favorevole. L'ex presidente della Banca europea Draghi dice sì. Allora cosa sta accadendo? Sta accadendo che le istituzioni europee in senso più classico hanno capito, perché il Parlamento, la Commissione, la stessa presidente della Commissione, e gli stati sembrano una parte talmente stupidamente conservatrice da non rendersi conto che questo è il momento, tra virgolette, del piano Marshall europeo, cioè di pensare a un piano per la fuoriuscita dalla crisi. Come il piano Marshall divenne l'elemento di riconoscenza da parte del popolo verso l'aiuto dato dagli Stati Uniti d'America nel dopoguerra, oggi gli eurobond e la capacità dell'Europa di farsi carico della ricostruzione di un'economia fortemente impattata da questa crisi può avere lo stesso effetto, cioè o c'è il rilancio, così come d'altra parte l'Unione Europea nella prima sua formula è nata dopo la crisi della seconda guerra mondiale, certo. Oggi dopo questa crisi, che tutti definiscono una sorta, tra virgolette, di situazione
con conseguenze belliche, perché alcune conseguenze sono da economia di guerra. Il fatto che tu ordini alle industrie di riconvertirsi, così come nelle guerre si riconvertivano a fare i cannoni, certo, questa volta e più o meno anche sui guerra, morti ci siamo, insomma. In questa guerra devi riconvertire le aziende a fare i ventilatori, ma cosa che sta facendo perfino gli Stati Uniti, che ha chiesto alla Ford di fare anche Tesla si è convertito polmonari. L'ha fatto la Cina, hanno fatto un sacco di paesi. Allora, 100.000 ventilatori stanno producendo. Quindi rendiamoci conto di cosa stiamo vivendo. Allora, è evidente che l'Europa in questo deve dare la scossa. E chiuderei anche dicendo che noi dobbiamo fare in modo di recuperare in questa innovazione non solo la parte green, ma tutta la parte di digitalizzazione e di innovazione. Perché siamo stati noi stessi oggi, per la prima volta siamo a Teleambiente, io e Loredana, in collegamento video con te, quando ti conosciamo e abbiamo fatto tante interviste e tante iniziative insieme con Teleambiente. Perché? Perché siamo costretti a farlo, ma in qualche modo stiamo imparando che abbiamo che tante cose le possiamo fare anche senza muoverci fisicamente. E non parlo dello smart working in generale, ma anche il co-working, cioè le persone non devono pensare che dovranno lavorare per sempre da casa, anche perché forse è anche triste e poco sociale. Ma in molte realtà tu puoi avere il posto dove lavori che sia non più lontano di 200-300 metri da casa, che sono centri di lavoro comune attrezzati con una fibra sufficiente a reggere di più e che fanno maggiore economia da un punto di vista di economia, perché tu non devi tenere accese tante case con riscaldamento, ma solo quei luoghi comuni dove c'è il coworking. Quindi ci sono tante modalità che possiamo utilizzare. Io ho lanciato, e voi avete seguito, questa idea, per esempio, di questa assistente virtuale che abbiamo chiamato Minerva, perché l'hanno realizzata questi giovani informatici della Sapienza. Ebbene, è interessante capire come una cosa del genere, un semplice chatbot, che sarebbe un robot che risponde, può ridurre drasticamente il collasso dei centralini, dei call center, eccetera. Non toglie posti di lavoro, dà servizi aggiuntivi, tant'è vero che molti comuni adesso stanno aderendo a questa innovazione. Quindi sono questi i versanti, quello green e quello dell'innovazione, che sono un'uscita, e quello degli euro bond, di più Europa solidale, che sono una fuoriuscita positiva dalla crisi. Se no, ha ragione Loredana, l'alternativa sono gli stati nazionali, ma poi un nazionalismo rancoroso, perché chiaramente tu sarai pure arrabbiato, perché dici: come ci sono arrivati i voli dalla Russia, i medici da Cuba, gli aiuti dalla Cina, e l'Unione Europea invece, certo, state anche aiuti alla Germania, due cittadini italiani sono andati in Germania ricoverati, quindi c'è un... Però è chiaro che dall'Unione Europea ti aspetti una solidarietà che non è quella dei paesi extra. Sicuramente sono arrivati prima, appunto, gli aiuti della Russia, di Cuba, prima che comunque parliamo... Prima i cubani, che parliamo di 52 medici, che è un'isola, insomma, che non fa neanche 10 milioni di abitanti, insomma, ecco. Quindi l'Unione Europea deve fare gli eurobond ora. E bisogna imporlo con determinazione ai paesi più arretrati culturalmente. D'altra parte, la Germania ha eliminato già un dogma, ha eliminato il pareggio di bilancio a cui è obbligata per la costituzione interna della Germania. Ha deciso questa volta di andare in deficit, perché ha capito che c'è un'emergenza. Se l'ha fatto per la prima volta dal dopoguerra la Germania, significa che c'è un'emergenza tale che legittima anche un sistema di bond europei, di euro bond, che significa facciamo debito comune perché abbiamo bisogno di una rinascita comune. Non carichiamo i paesi già indebitati cercando di portarli al fallimento, perché questo anche è... Perché più volte hai detto, insomma, anche a Teleambiente, che l'unico paese che potrebbe uscire dall'Europa indenne è proprio la Germania, perciò, insomma, se questo dovesse succedere, meglio che esca lei. Stare attenti. Non è detto che esca indenne, perché non esce indenne manco la Germania, perché la Germania... nell'euro è stato il differenziale creato che gli ha permesso di fare il surplus che oggi può spendere, perché poi il mercato principale delle sue industrie, eccetera, era il nostro. Ricordiamoci, anzi, mi hai fatto ricordare una cosa, che noi abbiamo una grande connessione, perché poi noi siamo, la nostra industria, per esempio, meccanica, è quella che fornisce tantissime parti anche per il resto dell'industria tedesca, è un'altra industria che va aiutata, perché ricordiamoci che è quella che è stata adesso bloccata.